Se ce l'hanno fatta quelle antiche macchine, dovrei riuscirci anch'io. Guardali. Non ho mai visto le macchine sciamare così. Forse è proprio quello che hanno fatto a Mossa dell'Alba. Ecco, dovrei essere subito sotto il fumo. La prendo io.
Giusto. Ecco fatto. Per le frecce lacerate. Avanti così. Devi restartene morto! Oh, coraggio! Centro perfetto! Spendo i punti deboli, farò prima. Coraggio, Reyes. Devo fare qualcosa di più. Devo attaccare adesso. Adesso si fa sul serio. Mi hai preso. Sì! Ah! Hai perso la tua occasione! Questo voglio vedere. Ora tocca a me. Sì, mi hai preso. Non lascerò un pezzo di corazza. Ti devo dire. Coraggio, Reyes. Ho un'occasione. Sì, mi
mi hai preso? Sta vacillando! Sarò un pezzo di corazza. Dannazione! Ora tocca a me. Sì, mi hai preso. Ha! Adesso ti incenerisco. Così. Vacilla. Dannazione. Thank you.
Adesso ti incenerisco. Finito. Sì, proprio lì. Coraggio, Reyes. Vacilla! Lo colpirò dove fa più male! Tentennando. Sì, devo staccare altri pezzi. Vampa! Dannazione! Colpo perfetto! Non ne ho più. Perfetto. Razza staccata.
coraggio, Reyes. Aiuterà. Grazie al sole. Do un'occhiata in giro. È vero, il sole vede e provvede. Un altro messaggio di Urid. Inseguiti, loro, lacrime della madre, loro. Ah, non potevi essere un po' meno criptico per una volta, Urid? Marad avrà più informazioni di così. Meglio continuare a cercare. Un aiuto. Spero che mi aspettino delle risposte e non un'imboscata. C'è qualcuno lassù! Non c'è nessuno, ma hanno lasciato non so cosa. Rad voleva risposte. Forse questo era una risposta. O Urid non l'ha visto o non ci ha capito niente. Forse Radel può dirmi cos'è. Torniamo subito a Marsadella.
Tu hai sconfitto un divoratuono. Era l'obiettivo della mia missione. Dovevi trovare risposte. Le macchine hanno smesso di invadere l'insediamento? Bene, ecco le vostre risposte. Forse. Radel? Questi sono componenti dei predecessori, mentre questi sono assemblati da mani Oseram. Oseram? Eppure Uride è andato a Lacrime della Madre, da Inora. Lacrime della Madre è un insediamento nella valle, abbandonato da Inora nei giorni rossi. Stai dicendo che è opera di Inora? Inora sono fin troppo superstiziosi per maneggiare un dispositivo simile. E cosa sarebbe? Un sistema di comunicazione ad alta frequenza. Come un faro, ma per le macchine. Questo spiega la presenza del capospia di Avad. Sapevi che avresti trovato questo? Non lo sapevo, lo temevo. E le decisioni vanno prese sui fatti, non sulla paura. Tira fuori i fatti, allora. Le poche esche che ho visto riescono ad attirare solo le macchine nelle dirette vicinanze. Ma questa, ce ne fossero altre, metterebbero a rischio l'intero dominio. E a te sembra una buona idea dirlo di fronte a un Cargia delle Ombre? L'esca che ho trovato era collegata alle antiche rovine, a una grande scodella di metallo, che abbia reso quest'esca più potente. Ma cosa ha spinto Urid a ignorare l'esca e a seguire qualcuno in territorio Nora? Cos'ha di così importante questa gente? Servito a Lacrime della Madre, Reyas. Servivo dove mi mandavano. Anche lì, sì. Conosci l'area. Il ricordo dei giorni rossi è fresco per Inora. La valle sarebbe una trappola mortale per un Cargia delle Ombre. Eppure, se Urid ha ritenuto importante inseguire queste persone, dobbiamo andarci. Parti per tuo fratello, per il tuo giuramento al dominio o per te stesso, ma se scegli di andare, fallo da uomo libero. Sua luminanza Avad non invia truppe nelle terre dei Nora, ma non posso impedirti di cercare tuo fratello. Cammina nella luce, Reyas, ma rimani invisibile. Tornerò a Lacrime della Madre da uomo libero e troverò Urid. Mi serve un dardo corda, però. È l'unico modo per attraversare il ponte che porta all'insediamento. Il sole tramonta sugli impreparati. Molto bene. Fatto. Sì, avrà una buona tenuta. Bisogna stringere. Ottimo. Tutto bene. Devo avvolgere la corda sul manico. Vai così.
questo arriverò a Lacrime della Madre, nelle terre dei Nora. Dovrò fare attenzione. Territorio Nora e Lacrime della Madre. È dalla guerra che non ci venivo. Devo trovare Uri degli Oseram che inseguiva. Quelle esche non fanno presagire nulla di buono. Aiuterà. La loggia delle matriarche è l'edificio più grande e difendibile. Gli Oseram saranno andati là. Diamo un'occhiata. Rad è stato di parola. Sono libero. Ma perché mi sento ancora un peso addosso?
maledette. Meglio aggirarle che provare ad affrontarle. Posso nascondermi tra l'erba. Qui sono al sicuro. Bene, dovrei essere nascosto. Sono stato beccato! No! No! Coraggio, Reyes! Sì, mi hai preso. Ah! Oh, coraggio! Dannazione! Ora tocca a me. Coraggio, Reyes. Oh, coraggio! Devo fare qualcosa di più. Sì, mi hai preso. Un'altra vedetta. Manca poco al cancello. Ottimo. Oseram non sono in questa parte che si vede dentro. Colpita l'occhio! Le frecce fulminanti sono utili. Ah, ah. Fatto. Vampa. Il braccio di Giran. Una macchina d'assedio per aprire a forza il cancello.
giriamo la ruota. Urid era la guardia del corpo di Jiran. Non discuteva mai i suoi ordini. Quasi mai. Non è facile spingere Urid a tradire qualcuno e il proprio onore. Girarle passando da sotto. Si è insospettita. Bene, è Fulgore. Fatto. Non sono mai troppe. Mi servirà di sicuro. Andiamo avanti. Oh no, mi sta cercando. Molto meglio. Non devo farmi vedere.
Vedete. Aiuterà. Sono al sicuro. Peccato. Oh, coraggio.